Ciao amici da Simona Vignali. In questo video vi ho raccontato un po' di me. Andate a vederlo se lo avete perso. Raccontavo che c'è stato un periodo anni fa in cui ero disperata perché vedevo avanzare molto velocemente i segni dell'età sul mio viso. Ma pensate quanto ero ingenua. Quando avevo deciso di diventare naturopata, credevo che con tutti i rimedi naturali sarei rimasta sempre in forma e sempre giovane. Ma non funziona così. Ah no, davvero? Anche se seguivo uno stile di vita salutista, mangiavo sano, bevevo acqua naturale, facevo anche esercizio all'aria aperta, dopo i 40 anni il mio viso aveva iniziato a invecchiare di brutto. Palpebre cadenti, rughe intorno agli occhi, pieghe tra il naso e la bocca, codice a barre intorno alle labbra e grinze sulle guance, il collo avvizzito e tutto il viso aveva iniziato a scendere verso il basso. Io lo vedevo e lo vedevano anche gli altri. In quel periodo, mi ricordo, non ero tormentata solo dalle rughe, ma anche da certe domande. Perché, nonostante tutto il mio impegno, non ottengo risultati visibili? Perché per la salute le mie soluzioni funzionano, ma per il viso no? Come posso trovare una soluzione che fermi davvero i segni del tempo in modo naturale? Ero in difficoltà, anche perché mi trovavo nella stessa identica situazione di tutte le persone che mi scrivevano per chiedermi consiglio e per la prima volta non avevo una risposta valida da dare. Questa è grossa! Ero così esasperata che ho iniziato a studiare come una matta, come faccio io, leggere libri, guardare video. Ma solo dopo mesi e mesi di tanta fatica ho capito una cosa fondamentale. A differenza di quanto pensavo all'inizio, il segreto per mantenere un viso giovane non è la genetica della pelle, non è la quantità di creme che ci spalmiamo sulla faccia, non è il tempo che dedichiamo alla cura del viso e non sono nemmeno i trattamenti estetici o tecnologici. No, il segreto per combattere i segni del tempo in modo definitivo è... Ma insomma, ce lo vuoi dire? La muscolatura del viso. Ah, ma in che senso? Mi spiego meglio. La pelle è appoggiata sui muscoli del viso, ma con il passare del tempo i muscoli si assottigliano e perdono volume. Per questo la pelle avvizzisce e diventa flaccida. Se non ha sostegno da sotto, non può restare tesa, si affloscia e compaiono le rughe. È come appoggiare un telo, un lenzuolo, su una struttura che non ha sostegno. Beh sì, il telo fa delle pieghe e cade verso il basso, no? Quindi la chiave per un viso più sodo e liscio è la tonificazione dei muscoli del viso. Sono rimasta folgorata, non ci avevo mai pensato prima e chi ce lo dice questo? Ma nessun trattamento e nessuna crema al mondo potrà mai funzionare se i muscoli del viso non sono tonici. Questo è il concetto fondamentale che mi ha guidato per creare la mia strategia. All'inizio però, quando stavo sperimentando le diverse tecniche che studiavo, c'era qualcosa che non andava. Gli esercizi che facevo, presi dai libri, presi dai video, invece di migliorare, avevano peggiorato la situazione. Com'è possibile? Il fatto è questo: ci fanno credere che basta fare esercizi o smorfie muovendo i muscoli della faccia, ma non è così. Le smorfie creano ancora più rughe di espressione e gli esercizi muscolari, se non sono fatti con la giusta sequenza e la giusta tecnica, creano disarmonia nelle forme del viso. Quindi gli esercizi di tonificazione dei muscoli del viso sono la chiave per ringiovanire, ma c'è una cosa fondamentale che vale ancora di più. Quale sarebbe? Bisogna evitare il fai da te e seguire un metodo preciso. Ci vuole la sequenza giusta, che deve essere fatta con la giusta tecnica, e se il metodo è giusto, deve avere queste caratteristiche. Non contiene nulla di inutile, ma solo gli esercizi che funzionano veramente. Non crea effetti negativi che peggiorano la situazione. Non ti fa perdere tempo tra mille tecniche diverse, tra cui perdersi e confondersi. Non è complicato da seguire, anzi è facile e possono farlo tutti. Non ti dà false speranze, ma risultati concreti e presto visibili. Seguendo questi principi ho elaborato il metodo giusto per contrastare gli effetti del tempo. E se ho ottenuto un cambiamento io con la mia faccia di prima e lo hanno ottenuto le persone a cui l'ho fatto provare, credetemi, può ottenerlo chiunque con un minimo di applicazione quotidiana.
Ma allora come funziona? Nel prossimo video vi parlerò del mio metodo che include i soli e unici esercizi di tonificazione che una volta iniziati mi hanno permesso di ringiovanire il viso e anche in fretta, senza nessun effetto collaterale, senza nessuno sforzo e direttamente a casa mia. Quindi non perdetevi il prossimo video, mi raccomando! Nel frattempo, ma sempre più trendy e sani e presto ringiovaniti con il metodo di Simona Vignali. Naturalmente, ciao!